C'è da preoccuparsi, siamo esposti ad ogni tipo di contraffazione, dall'abbigliamento al cibo a quant'altro. Mangiare carne di vitello, maiale, gallina, capra o cavallo, ultimo imputato preso di mira, non cambia nulla. Il problema si pone quando su questi animali si siano usate sostanze illecite o si dichiari in etichetta altra natura. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, che opera su 3 regioni, ha adottato il DNA che svela le frodi in etichetta, soprattutto per quanto riguarda il settore ittico, bersaglio di numerose truffe. La stretta collaborazione fra i differenti attori nel campo dei controlli sembra porre un argine al malcostume, salvo poi trovare residui fecali nelle torte di una grande azienda. Ed ora vediamo una considerazione di Laura Lorenzini. La giornata di sole, l'aria tiepida della primavera, ci fa allargare i polmoni per respirare i primi profumi. Ma sono proprio profumi? La Tares comprende anche la spesa per i lucchetti che blindano i cassonetti dell'immondizia? Si affronta stoicamente il disagio nei giorni di pioggia, lottando con ombrelli, chiavi e sacchetti ecologici, per il bene della raccolta responsabile. Ma è questo il risultato nel centro di Biella? Grazie dell'attenzione. Da Biella è tutto.